Ciao a tutti da Sardo Ostinato e benvenuti nel mio nuovo video. Sardo! Ma chi mi chiama? Sardo! Ma porca paletta della mammoiada, ma chi parla? Io! Beh, chiunque tu sia, se ti presentassi sarebbe meglio. Io, il dio tuo! Acciderburina, o somma divinità, perché tanto disturbo nei miei umili confronti? Ma che cazzarola dici, idiota? Taci, miscredente, dimmi, di cosa vuoi parlare oggi? Mi scusi, grande eminenza, però se lei mi dice di tacere, io taccio. Dopo come faccio a parlare? Oh, santa paletta, che pazienza che bisogna avere con te! Ho capito, non sai di che parlare ed allora ti illumino d'immenso. Io farai una recensione all'ultimo film di Christopher Nolan, Dunkirk. Sai, l'ho appena visto al cinema. Mi scusi, ma come faccio a parlare di qualcosa che non ho ancora visto? Oh, ma che succede? Perché sono vestito così? E certo! Ti vesti sempre come una cartone? Ecco, bravo! Ora parla e attento che ti osservo! Grazie, divino! Bene, oramai illuminato dalla divina provvidenza, vediamo di parlare di questo film, Dunkirk. La storia di come i 400.000 soldati fra l'esercito francese e quello inglese nel 1940 riuscirono miracolosamente a lasciare le coste francesi per quelle inglesi, oramai accerchiati dall'esercito tedesco. Ultima opera di Christopher Nolan, un regista straordinario, reduce da cult indimenticabili come Inception con Leonardo DiCaprio, Interstellar o la trilogia del Cavaliere Oscuro, senza dimenticare altri film come Memento, si è cimentato con un film storico che, a dir del vero, è tanto bello quanto un esperimento tecnico, o forse più un tentativo di riuscire finalmente ad aggiudicarsi quell'ambito Oscar che finora gli è mancato. Badate bene, è un film eccezionale su molti punti di vista, soprattutto nel montaggio, che è veramente serrato, è molto iperrealista, veramente fatto bene, accompagnato da delle ottime musiche. Il film si dipana in tre momenti distinti che sono molto diversificati, distanti sia nello spazio che nel tempo, e soprattutto in tre elementi della natura: mare, terra, aria. In terra abbiamo l'esercito che cerca di scappare via mare e in aria abbiamo dei piloti che tentano in qualche modo di aiutare i propri compagni. A dispetto di molti film di guerra, questo si avvicina di più a quello che realizzò Terrence Malick nel film La sottile linea rossa, e si discosta molto invece dalla guerra truce e violentissima molto recente di Mel Gibson con La battaglia di Hacksaw Ridge. Sono film molto differenti, molto diversi. Christopher Nolan si cimenta con una storia che voleva realizzare da tantissimo tempo e lo fa senza sprecare energie. Eppure c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che non mi ha perfettamente convinto, pur restando un film notevole sotto tanti punti di vista. Ciò che mi ha colpito molto in questo film è il fatto che il nemico non si fa mai vedere. Sì, a volte si vedono delle figure in lontananza, un po' sfocate, un siluro di un sommergibile, un paio di aerei tedeschi che sorvolano l'area, ma niente di più. È come se fossero dei veri e propri fantasmi letali, dei mostri assetati di sangue che non si fanno mai vedere e come nell'ombra escono solo nell'oscurità. Ciò mi riporta alla memoria certe opere teatrali shakespeariane dove il mistero si fa tragico e come un messaggero di morte. E resta un film eccezionale sotto tutti i punti di vista, però lo ritengo un esercizio di stile. È veramente molto bello, molto affascinante, mi ha tenuto col fiato sospeso, eppure è un esercizio di stile. Gli manca quell'anima, quella forza che negli altri film che ha diretto Nolan sono più marcati. L'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso sono le parole dette da Winston Churchill al finale del film.
Non vi dico assolutamente nient'altro che comunque non si possano trovare nei libri di storia, però mi ritorna in mente quella retorica veramente molto esagerata che Oliver Stone fa dire al suo protagonista nel finale di Platoon, che rispetto a un altro film che era uscito in quel periodo, Mission, siamo un altro mondo. Eppure Oliver Stone riuscì a vincere l'Oscar forse per quelle parole finali dette per restituire un senso di umanità a un mondo impazzito. Altra cosa che mi ha lasciato molto colpito è il tic-tac dell'orologio, che non lascia tempo ai poveri soldati che sono lì spiaggiati in attesa che qualche anima arrivi a salvarli. Ed è un ticchettio terribile che si può intravedere negli occhi e nei volti delle persone. Nolan si sofferma soprattutto su di loro, anche sui piloti, sui pescatori che con le loro imbarcazioni cercano di attraversare la Manica o di prestare soccorso ai marinai feriti. Tutto si concentra solo esclusivamente sui loro volti. Si potrebbe quasi dire che sia un film muto, per come ha voluto enfatizzare questa forma d'arte. Bene, dopo tanti elogi c'è anche una nota dolente. Non basta semplicemente un montaggio asincrono e ai tempi serrati, ma c'è anche una caratterizzazione e un approfondimento dei personaggi che manca. Non c'è. È una cosa che ho notato immediatamente. Forse è una scusa, un escamotage, perché comunque non c'è il tempo di poter raccontare le storie di questi uomini, perché ogni minuto che passa porta i tedeschi sempre più vicini nelle postazioni dei soldati. Ok, diciamo comunque che da Nolan ci si aspetta sempre molto. Non è il suo film migliore, è un film eccezionale sotto tantissimi punti di vista, però come ho detto prima, i personaggi sono stereotipati, sono molto inquadrati in una certa ottica. Che sia un mezzo, un metodo che Nolan ha voluto intraprendere per cercare finalmente di accaparrarsi l'Oscar. Staremo a vedere, anche perché il film di Guglielmo del Toro, che ha appena vinto la Mostra del Cinema di Venezia, è uno dei migliori candidati per poter riuscire ad acchiapparsi l'Oscar. Oh, bene, Sua Eccellenza, le è piaciuta la mia recensione? Sì, non c'è male. Ora però devo andare a cagare. Ci risentiamo la prossima volta. Mi raccomando, caghi con profitto. Bene, invece noi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e commentatelo. Grazie a tutti.